questo il rappresentante del sindaco di Lumarzo, il nostro presidente. Recentissimamente nell'ambito del Giro d'Italia ci hanno aiutato per presidiare tutte le varie uscite che attraversano il nostro paese. Pietà di noi, Signore, che nell'Eucaristia fondi la pienezza dello Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa, abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. La nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché solo il Santo, solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo, o Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra il dono dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Grazie a Dio. Oggi leggiamo la sequenza. Sì, la sequenza è un inno, una poesia in onore dello Spirito Santo. L'avete scritta in eretto, quindi tutti quanti la leggiamo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio dalla tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona la morte santa, dona la gioia eterna. Pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo.
A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Parola del Signore. Il le lingue è saper parlare il linguaggio dell'amore. Guardate che il linguaggio dell'amore è quello che ci rende capaci di comunicare con uomini e donne di tutto il mondo. Ci rende capaci di comunicare nell'amore persino con gli animali. Ci rende capaci di comunicare col bambino piccolo, con l'handicappato grave, con il malato terminale. Ecco il linguaggio dell'amore che dobbiamo chiedere, riscoprendo, siamo tutti molto adulti, ecco, quasi tutti abbiamo ricevuto la cresima, riscoprendo appunto la cresima. Io non ho fatto il militare perché come seminarista eravamo esentati dal servizio militare. Mio padre, per motivi di salute, è stato, anche lui non ha fatto il militare, non ha fatto l'alpino, se non soltanto la visita, ma non è stato abile arruolato, e quindi non ha fatto, e per fortuna, la seconda guerra mondiale, mentre invece, ecco, i miei due nonni, ecco, erano alpini. Mio nonno paterno, specialmente, che ho conosciuto, ecco, era un ragazzo del 1899, alpino, mandato al fronte 18enne, senza preparazione, senza allenamento e senza anche la dovuta, diciamo, attrezzatura. Comunque, ecco, lì negli alpini si è fatto uomo, è stato anche ferito e comunque ha conservato sempre un grande affetto, partecipando regolarmente, ecco, a tutte le manifestazioni che richiedevano l'apporto degli alpini, ed è sempre, diciamo, intervenuto, ed era fiero del suo cappello con la piuma, e quindi mi ha fatto, ecco, così conoscere, portandomi da bambino con sé, parlandomi delle brutte, purtroppo, vicissitudini della guerra, ma delle belle cose della amicizia tra alpini, ecco, a conoscere il gruppo degli alpini. Ugualmente il mio nonno materno, che non ho conosciuto, lui come mestiere faceva un mestiere scomparso, il maniscalco. E quindi come alpino ha avuto sempre una posizione di riguardo, perché era a seguire i cavalli e i muli, perché allora erano essenziali. Adesso mi pare non ci siano più neanche i muli compagni degli alpini. Ecco, comunque quel tempo lì invece le guerre si combattevano in una certa maniera, e il maniscalco era anche veterinario, era anche il responsabile delle bestie, delle stalle, dei cavalli dei superiori, e quindi, ecco, lui ha sempre lavorato non col fucile ma con i muli, ecco, nelle stalle, e anche lui ha fatto la guerra, e anche lui, ecco, era alpino. Poi nella mia famiglia, quello che è, oggi parliamo della cresima, della Pentecoste, il mio padrino di cresima, Ruffier Lorenzo, era di nuovo un alpino scatenato, era veramente, ecco, quelli che giravano l'Italia per ogni manifestazione, per ogni incontro, e quindi anche lui fierissimo di appartenere a questo gruppo. E suo figlio, Ruffier Roberto, è stato per tanto tempo, per tanti anni, anche responsabile della sezione alpini proprio di Courmayeur. Poi a Courmayeur, sapete, c'è anche proprio una caserma importantissima, non soltanto, ecco, per quanto riguarda la guerra, ma anche proprio l'atletica, lo sport, una caserma appunto di importanza agonistica, alpinistica. Poi non soltanto si formano lì, ecco, degli atleti, ma anche a volte molto importante, ecco, i salvataggi, per i salvataggi. Ecco, quindi il mio amore, apriamo il nostro cuore alla sua azione. Preghiamo insieme, diciamo: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Rinnovaci, Padre, nel tuo Santo Spirito. Lo Spirito Santo è autore della diversità di doni che sono la ricchezza dell'unica Chiesa di Cristo. Perché ognuno mette al servizio dell'altro la varietà di carismi, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Il Cristo risorto porta la pace. Perché il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Laici, fortificati dallo Spirito, siano costruttori di pace, preghiamo. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Lo Spirito fa di ogni uomo un messaggero del mistero pasquale.
perché tutti i credenti annunzino la parola di Dio a loro contemporanei, preghiamo. Rinnova il Padre nel tuo Santo Spirito. Dio ha mandato il suo Spirito in una comunità riunita in preghiera, perché noi che siamo battezzati e confermati nello Spirito celebriamo l'Eucaristia e viviamo nell'unità dell'unico Signore. Preghiamo. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. Facciamo, come ho detto, una preghiera particolare. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi tutto l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, attenti, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui tu tradisci, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi a noi la pace ai nostri giorni, la liberazione dal Covid, la liberazione da questo conflitto. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Sarò salvata. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. C'è un po' di vento e non vorrei che volassero le ostie, la do qui dentro, e qua dentro chi vuole fare la comunione, anche per le ragioni, ecco, prudenziali, la prendete direttamente voi, ecco, dalla pissima. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e proclamavano le grandi opere di Dio. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza. Le Alpi, dove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, oh Signore, e proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti a essere degni delle glorie dei nostri alti. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci interiori. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana.
E tu, Madre di Dio candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Rappresentanze, riposo. Il Signore sia con voi. Con il suo spirito. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Glorificate Dio con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Adesso abbiamo nutrito lo spirito e adesso buon appetito, nutriamo col bere e col mangiare il corpo. Vi chiedo una gentilezza. Chiedo ancora pochi minuti per due. E quindi ora, come ha detto il parroco Don Guido, dopo aver nutrito l'anima andiamo a nutrire il corpo. Quindi scendiamo giù per questo sentiero qua che appunto è dietro la cappelletta degli alpini, e là di fronte, ora fra un po' lo vedrete anche voi, ci sono gli stand enogastronomici, buon vino, buon cibo e bella gente. Andiamo raga. E oggi è uscito anche il sole, che era pure mezzo brutto stamattina, però il sole bacia i belli. Eccoci qua, siamo a... Qua c'è l'Asado, gente, c'è l'Asado, guardate che bello, che spettacolo. Guardate che spettacolo. Lì che bella carne. Qua finiamo all'ingrasso oggi, gente. Oggi finiamo all'ingrasso. Finiamo all'ingrasso anche, gente. E ora andiamo a vedere fuori, che poi la tagliano e poi la preparano. E lei vi chiama Marco prima? Sta facendo minare per lungo. Io lo faccio mangiare.